Professore, con questa sentenza della Suprema Corte il teatro ritorna alla famiglia Nessini in Emilia, ma quindi il teatro non si poteva espropriare? Non ritorna, lo è sempre stato. Non è una questione di legalità dell'esproprio. Il fatto è che l'esproprio è stato fatto con una formula legislativa relativamente a un bene immobile. Forse la Corte Costituzionale, non ho letto la sentenza, ha scoperto che il Petruzzelli invece è un teatro e lo è da 104 anni. Adesso che succede, professore? Succede che si risparmiano i soldi dell'esproprio che vanno a quelli più sventurati di noi, cioè a servizi del comune, e che regione, provincia e comune, che si erano già assicurate la gestione esclusiva delle attività del Petruzzelli, in cambio di un corrispettivo ragionevole, potranno realizzare i loro interessi, perché l'esproprio ha danneggiato gli interessi di regione, provincia e comune. Queste avevano deciso come fare da sole le attività nel Petruzzelli e la loro decisione è stata schiacciata dal governo di Roma. Prima Perfetto, professore. ragione di incostituzionalità, schiacciamento delle autonomie locali. Se vuoi ti stampo adesso un foglio con le Va quattro bene, ragioni. magari, Prima professore. ragione di incostituzionalità, scrivito, schiacciamento delle autonomie locali. Seconda ragione, neutralizzazione dell'ente lirico. Nel 2003, con legge, è stato fatto il 14esimo, scusa la premessa, il 14esimo ente lirico d'Italia. Il Petruzzelli era teatro di tradizione, ma non era ente lirico come San Carlo. Viene fatta la legge e dice questo ente lirico gestisce le attività del Petruzzelli in conformità dell'accordo fatto da Regione, Provincia e Comune con la proprietà privata. Scritto nella legge. Una volta che tu non mi espropri il marchio, mi sa dire questo ente che fa. Mo' terza ragione, non è possibile espropriare un'impresa o una fabbrica, il teatro Petruzzelli è una fabbrica. E quarta ragione, mi sa dire che cazzo c'entrano i locali? Questa è una cosa che interessa i baresi. Perché questa legge è stata interpretata nel senso che oggetto dell'esproprio erano anche i locali storici. E quando mai sono stati destinati al servizio o all'ornamento del teatro? Io ho detto l'altro giorno al tribunale, perché sto discutendo questa questione in varie sedi, un tabacchino che sta sotto al comune, pertinenza dell'ufficio del sindaco. Perché lì sta il bar, stavano i locali, Donna Flor, è pertinenza del teatro. Ma siete impazziti! Allora anche questa è una cosa che può fare impressione. Ti giuro, l'ho detto e sono pronto a ripeterlo. Dici perché anche i locali? Perché sono pertinenza del teatro. Pertinenza vuol dire che un locale è destinato al servizio o all'ornamento. Un tabacchino che sta sotto comune è destinato al servizio o all'ornamento del comune? Follia pura. Bravo. Allora non è un ripristino della legalità, è un ripristino della ragione. Rifammi la domanda in modo che lo possa dire. Come lo dice quel dottorino? Come cazzo si chiama? Ratzinger. Il 12 settembre a Ratisbona ha detto questo. Ci si comporta secondo ragione. Povin pur la legalità e povin la religione, non la cosa. Ma la prima cosa è comportarsi secondo ragione. Qui abbiamo superato. Scusami se ho detto Bene, questo. vai. Professore, con questa sentenza della, scusi. Professore, con questa sentenza dell'estrema corte si ripristina la ragione più che la legalità. Un Certamente sì. attimo. Mi ripete da certamente sì. Guardi lui. 3, 2, 1. Certamente sì, cominciamo dal basso, dalle cose che possono interessare più da vicino i miei concittadini. Sono stati mai destinati al servizio o all'ornamento del teatro i locali storici che lo circondano? C'è un complesso immobiliare a Corso Cavour. Dentro a questo complesso c'è l'azienda teatrale e cinematografica che si chiama Teatro Petruzzelli, gestita prima da Vitale, poi da Ferdinando Pinto in base a contratti di affitto. Attorno al teatro ci sono dei locali alla strada e dei locali al piano superiore, dove sta il Circo l'Unione. Questi locali non sono mai stati pertinenze del teatro, come non lo è mai stato il locale dove c'è il tabacchino sotto gli uffici del sindaco a Corso Vittorio Emanuele. Chiamarli così è contro la ragione, non è una questione di legalità.
Professore, quindi il teatro Petruzzelli non si poteva espropriare? Se la legge avesse detto il comune di Torino acquista l'immobile Mirafiori ove ha sede la Fiat, cosa avrebbero detto i cittadini italiani ed europei? La legge di cui stiamo parlando, ma non ho letto ancora la sentenza, recita testualmente: il comune di Bari acquista l'immobile ove ha sede il teatro. Cosa significa, secondo ragione? Non è una questione di legalità. Prima di tutto è una questione di ragione. Lei ha sentito la famiglia Nessenine Magna? No. Ho sentito la parte che attualmente assisto. E ovviamente sono contenti di avere scongiurato una ragione che probabilmente aveva origini elettorali. L'esproprio, si sa, è popolare. Il massimo godimento delle nostre contrade è impedire agli altri di fare qualcosa. Dovremmo invece essere orgogliosi che un ricco di 104 anni fa prese i suoi capitali, 1.600.000 lire di allora, che significherebbero 150 miliardi all'incirca, oggi se fossero stati investiti al 3%, e fece un teatro che non poteva rendere molto. Perciò gli diedero anche la possibilità di fare dei locali. Non mi pare che ci siano ricchi attuali che facciano queste cose. Vogliono guadagnare di più, non di meno. Non vogliono fare cose utili per i propri concittadini, ma semmai altri telefonini che sono del tutto inutili come quelli di 3 mesi fa. Professor, quest'ultima la mando alla 7, la tribù nazionale.